Le associazioni ambientaliste e i comitati intorno alla centrale di Pietrafitta, località nel comune di Piegaro, in un'udienza molto combattuta, si oppongono all'archiviazione e lo fanno anche presentando una mappa con i puntini rossi che rappresentano i morti e tantissimi puntini gialli, le persone malate. Si è tenuta l'udienza davanti al GIP per discutere l'opposizione dei comitati all'istanza di archiviazione per quanto riguarda i decessi e tutte le gravi malattie presenti nell'aria. Hanno chiesto altre indagini, anche casa per casa, come fece la Guardia Forestale di Città della Pieve anni fa. Noi abbiamo sostanzialmente ci siamo opposti per tutta una serie di ragioni, prima di tutte quelle che bisogna ancora indagare per scoprire il nesso di causalità, individuare il nesso di causalità tra l'attività della centrale e i morti e i malati della zona. Noi abbiamo esibito in udienza questa mappa che è stata fatta dai comitati, dove si vede come la vecchia centrale, di fatto, nel raggio di 1 chilometro, vedete tutti questi pallini rossi e gialli. I rossi sono tutti i morti di tumore, i gialli sono gli ammalati. Ebbene, nel raggio di poche centinaia di metri ci sono tantissime casi di malattie e di morti, che sono soltanto quelle che hanno sottoscritto la nostra richiesta. La Procura di Perugia ha chiesto l'archiviazione per il caso di inquinamento della Val Nestore legato all'interramento per decenni in tutto di 300.000 tonnellate di cenere frutto della lavorazione della centrale di Pietrafitta e per il quale sono stati indagati i vertici di allora di Enel e di Val Nestore Sviluppo. All'udienza erano presenti anche gli avvocati di Enel. È stata discussa l'opposizione all'istanza di archiviazione che insieme ai circa 300 ammalati e famiglie di persone decedute in quel fazzoletto di terra, anche le associazioni quali il gruppo ecologista Il Riccio, unitamente al comitato No Biomasse di Fabro e al WWF Umbria, hanno chiesto che venissero integrate le indagini già in parte fatte e svolte dalla Procura della Repubblica in merito sia ai reati contro la persona, e quindi parliamo di lesioni gravi, gravissime, omicidio colposo ipoteticamente ascrivibili, sia all'attività di emissione in atmosfera proveniente dai camini della centrale a lignite di Pietrafitta, sia legata appunto all'interramento di ceneri che ancora sono giacenti lì sotto. Fanno sesso al cimitero di Ponte Valle Ceppi, fazzoletti sporchi vicino alle croci, mutande strappate e preservativi a pochi centimetri dalle edicole funebri. I cittadini, dopo l'ennesimo caso segnalato, fanno una denuncia e con tanto di foto inviano tutto alle forze dell'ordine. Il cimitero è diventato meta quotidiana nelle ore serali di un traffico di prostituzione e spaccio, un pericolo per chi accede al cimitero nelle ore finali della giornata. Vogliamo denunciare pubblicamente quanto già fatto nelle sedi competenti dell'amministrazione comunale e delle forze dell'ordine senza successo, è scritto nella nota dei residenti. Ma non sono solo i parchi però ad attrarre chi ha necessità di tali esibizioni. Sì, perché sono tante le aree di sosta lungo la A45 che sono piuttosto transitate da chi è in cerca, diciamo così, di emozioni forti, zona Lidarno, Ponte Felcino, per esempio, ma anche sul raccordo Perugia-Bettolle, area di parcheggio, zona Corciano, per esempio. In città a Perugia basta andare al colle della Città della Domenica, ovvio in orari notturni, e se ne vedono delle belle. Al lago Trasimeno, per esempio, le coppie dai bollenti spiriti si trovano a Torricella. Tributaria del nostro organo di Aumenta il contenzioso e, autotutela. nonostante la carenza di organico, il TAR Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria riesce ancora ad abbattere l'arretrato, ma con sempre maggiori difficoltà e un'intensità nei numeri diminuita. Lo dice Raffaele Potenza, presidente del TAR dell'Umbria, in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario a Perugia. Nel corso del 2019 sono stati introdotti 999 ricorsi, dalle questioni ambientali ai concorsi pubblici, dagli appalti ai fornitori all'applicazione della legge Pinto, dagli abusi edilizi alla geografia delle farmacie, dalla revoca del porto d'armi ai provvedimenti di pubblica sicurezza, DASPO, espulsioni e patenti di guida. Un dato che per il secondo anno segna un incremento formale del
delle liti, quantificabile nel 53% rispetto all'anno precedente. Quanto riguarda l'anno passato, si conferma un incremento del contenzioso, ma che è molto leggero. Leggero se non si tiene conto dell'enorme carico dovuto alle leggi sulla riparazione degli errori giudiziari, della giusta durata del processo, la famosa legge Pinto, i cui ricorsi sono raddoppiati, che quindi insomma tendono formalmente ad aumentare il carico complessivo. Per il resto la risposta è stata sempre efficiente, sono in aumento le decisioni, l'arretrato continua a essere in diminuzione, sia pur in una diminuzione minore degli anni precedenti, però su un trend di 4 anni è molto significativo, è un arretrato di una eliminazione di centinaia e centinaia di ricorsi. Da quest'anno in poi, per il 2020, la cosa forse migliore è che riusciremo a decidere solo, almeno da metà dell'anno in avanti, solo le cause non anteriori al 17, quindi dal 17 al 19. Le ultime notizie non lasciano dubbi e si fa riferimento ai casi della Lombardia. Occorre fare come in Russia. Chi torna dalla Cina all'arrivo in Italia deve essere messo in quarantena, senza eccezioni, dopo essersi sottoposto al test già in aeroporto. Errori in questa fase potrebbero portare a conseguenze drammatiche. È quanto ha scritto in un post sulla pagina Facebook il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta, prima dell'ordinanza firmata in questo senso dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Quest'ultima dispone l'obbligo di quarantena fiduciaria domiciliare per chi torna da un viaggio in Cina negli ultimi 14 giorni e sorveglianza attiva per chi è stato nelle aree a rischio, cioè nel paese asiatico, così come indicato dall'OMS, con obbligo di segnalazione alle autorità sanitarie locali al proprio rientro in Italia. Mentre i dati forniti recentemente dal Comune di Terni attestano la disoccupazione giovanile nella nostra provincia al 40% ed il numero di inattivi, i cosiddetti NEET, arrivare al 33,7%, in pratica un cittadino su tre nel nostro territorio non cerca più lavoro, Confartigianato Terni ha presentato presso la sala conferenze della propria sede di Maratta Social NEET, uno strumento utile messo a disposizione per aiutare i giovani in cerca di un lavoro a mettersi in contatto con imprese e aziende che operano sul nostro territorio. Social NEET è un ambizioso progetto, finanziato con fondi europei, supportato da 9 organizzazioni appartenenti ad 8 paesi della comunità, che mira ad agevolare il reinserimento dei giovani under 30 non occupati e non coinvolti in corsi di formazione, appunto i NEET. Confartigianato Imprese Terni è la sola organizzazione italiana partner di Social NEET. A questo strumento hanno aderito i comuni di Terni, Orvieto e Narni. Con loro è stato siglato questa mattina un protocollo d'intesa per il supporto e la valorizzazione dell'iniziativa. Per saperne di più abbiamo intervistato Mauro Franceschini, presidente di Confartigianato Terni, e Corrado Bordoni, referente per la stessa associazione del progetto. Ascoltiamoli. In questo progetto siamo gli unici partner italiani all'interno di questo progetto europeo. Si tratta un po' di fare il punto della situazione sui NEET, sono quei giovani che non lavorano, che non studiano, che non sono interessati da un percorso per la ricerca del lavoro. Un'emergenza che purtroppo rappresenta una stragrande maggioranza di giovani. Cerchiamo di dare voce a loro e di fare match con il mondo delle imprese, quindi di unire un po' le esigenze del mercato del lavoro con quelle che sono l'offerta proprio di lavoro. Noi abbiamo degli obiettivi, da questo punto di vista dobbiamo, in base al progetto, coinvolgere oltre 100 ragazzi nell'ambito dell'attività. Faremo attività di orientamento, attività formative, attività di work based, quindi nell'ambito di quelle che sono dei tirocini all'interno dell'economia d'impresa e dell'economia sociale, e al fine di poter analizzare al meglio la tipologia di fenomeno e capendo quelle che possono essere le ragioni dalle situazioni per ogni singolo ragazzo, aiutarli a reinserirli nel mondo del lavoro. Il progetto è iniziato recentemente, abbiamo un meeting point qui nella nostra sede, aperto dalla fine di gennaio, e concluderà la sua attività nel settembre del prossimo anno.
Salve amici del Centro Meteo Italiano. L'anticiclone in piena spinta sull'Italia garantirà prevalente stabilità atmosferica nel weekend. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni per sabato 22 febbraio. Al mattino cieli prevalentemente sereni da nord a sud, salvo il transito di nubi innocue sulla Sardegna. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque, con locali addensamenti nel sud della Sicilia. In serata e nottata non sono attese variazioni di rilievo, con nuvolosità alta in transito al nord-est e locali foschie sulla pianura di Basso Veneto. Per quello che riguarda invece le temperature, le minime sono attese in generale rialzo, mentre le massime si manterranno stazionarie. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate come sempre sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.